Benvenuta in questa pratica yoga. Siedi in una posizione comoda sul tuo tappetino, cerca di radicare bene gli ischi. Puoi sederti con le gambe incrociate o in un'altra posizione per te comoda. Inizia a muovere molto lentamente, a invitare il tuo corpo a risvegliarsi, a ammorbidirsi. Prova a sentire in quale posto, in quale punto del tuo corpo ci sono più tensioni, quale altra parte invece si muove in maniera più libera. Esplora tutti i movimenti della colonna in flessione, in estensione, in rotazione e in inclinazione. Muovi le braccia, le spalle, il collo. È proprio una sorta di risveglio e di iniziale contatto con le varie parti del corpo. Rallenti poi il respiro. Cerchi già un iniziale contatto con il tuo respiro, fino a che puoi rallentare i movimenti, cercare di raddrizzare il più possibile la colonna, radicare bene a terra gli ischi, spingere leggermente in avanti la lombare, sostenere l'addome con una leggera contrazione degli addominali, cercare di creare spazio fra il bacino e le costole, sentire che la tua colonna cresce dal basso verso l'alto. I palmi e le mani possono stare in appoggio sulle ginocchia, le spalle sono rilassate, il respiro è naturale e spontaneo, le clavicole distese, il collo allungato, la nuca leggera, l'apice del capo sospeso verso l'alto, chiudi gli occhi e entra in contatto con il tuo respiro nelle iniziali due fasi respiratorie. Assapora i tempi della fase inspiratoria. E prova a contare anche i tempi della fase espiratoria. È un modo di iniziare la pratica per entrare in contatto con il tuo respiro, connettere le varie parti del corpo, risvegliare la colonna vertebrale dal basso verso l'alto e la respirazione diaframmatica, cioè la respirazione attraverso il movimento della pancia, ti aiuta proprio a fare tutto ciò, a generare presenza, spazio, contatto con le varie parti del corpo, in particolar modo col tuo asse vertebrale. Qualche respiro ancora e poi sciogli la posizione e ti porti in quadrupedica. Le mani sono ben piazzate sotto le spalle, le ginocchia sono ben articolate sotto il bacino, quindi equidistanti. Puoi lasciare in appoggio la punta dei piedi o distendere il collo del piede. Inspirando cerchi di inarcare completamente la schiena, massima estensione, ed espirando invece massimo arrotondamento, quindi spingi via con le mani. Inspiro, estendo, movimento che parte il bacino, apri il petto sullo sguardo. Espirando invece spingi via, arrotondi, fuggi via dal tappettino con l'ombelico che si ritrae il più possibile verso la colonna. Inspiri, inverti, quindi massimo inarcamento, estensione della schiena. Ed espirando invece svuoti, ti arrotondi, lo sguardo si fa posteriore, il pube si avvicina al mento. 5-6 movimenti in maniera per dinamizzare il rachide e risvegliare le principali articolazioni. Ti fermi in una posizione neutra, passo lungo avanti, mano destra, mano sinistra, i femori rimangono perpendicolari al pavimento, un inspiro fermo qua ed espirando ti allunghi verso l'avanti e verso il basso, il bacino, il sacro spingono verso l'alto mentre il petto vuole andare verso il tappettino, la fronte si appoggia a terra. Il lavoro è sull'apertura del tratto toracico, quindi sentirai il lavoro in questa zona, l'allungamento del cavo ascellare, dei muscoli che stanno al di sotto, delle scapole. È un lavoro generato soprattutto dalla fase espiratoria, durante la quale cerchi di abbassare il più possibile il petto al pavimento. Qualche respiro e poi ritorni in posizione quadrupedica, allinea bene le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto il bacino, lo sguardo a terra, la nuca lunga,
la colonna sostenuta, quindi l'addome sostenuto, in inspiro slanci in alto il braccio sinistro, espirando ritorni al tappetino. Ripeti, inspiri, sali in alto, espirando svuoti, cerca di isolare il movimento al tratto alto della schiena, mentre il bacino rimane vincolato a terra, l'ombelico proiettato a terra. Anche qui 4-5 movimenti con il braccio sinistro. In inspirio si eleva, in espirio si appoggia. Massima competenza dell'addome, ora cambi gli appoggi. Inspiri, sale braccio destro, espirando svuoti piano piano a terra. Ancora un inspiro, sali, contrai bene l'addome, bacino stabile, espirando scendi. Ripeti ancora uno, sale, espiri svuoti, ancora un inspiro ed espirando ritorni a terra. Di qui rilassi il collo del piede, porti il bacino vicino ai talloni, le mani rimangono lunghe, la fronte si fa a terra. Se hai dolore alle ginocchia o al collo del piede, puoi inserire uno spessore sotto il collo del piede. Le mani rimangono stese, attive, i gomiti sono attivi, in balasana, una posizione di massimo allungamento del rachide, di scarico e di transizione tra un'asana e l'altra. Rimani a terra, riempi bene gli spazi polmonari, crea spazio attraverso il respiro, gonfia la parte alta del torace ma anche il basso ventre. 2-3 respiri di transizione e poi ritorni in quadrupedica. Di nuovo qui, posizione delle mani ben sotto le spalle, bacino attivo, addome retratto, ombelico sostenuto, stabili gli appoggi. E poi allunghi la gamba sinistra e allunghi il braccio destro, lo sguardo si fa a terra, cerchi di mantenere un'unica linea tra il pollice, la scapola, i glutei e il tallone opposto, quindi è un appoggio crociato ed un'elevazione crociata. Mantieni la posizione e poi la dinamizzi con un inspiro, spingi entrambi gli arti verso l'alto, espiri, rilasci senza cedere nella posizione, inspiri, tendi, espiri, svuoti, qua, ancora qui, massimo allungamento, massima tensione della parte posteriore del corpo, 5-6 movimenti, poi recuperi e ti prepari dall'altro lato. Ancora un inspiro, allunghi ora gamba destra, braccio sinistro. Mantieni, stabile la posizione a terra, lo sguardo è a terra per non forzare la cervicale. L'addome rimane attivo, quindi una posizione neutra della pancia, della schiena. Inspiri, poi dinamizzi, tendi verso l'alto, espiri, rilasci ancora. Inspiri, sali e svuoto torno. Inspiro, levo, tensione totale del corpo posteriore, espiri giù, ancora un inspiro, salgo, espiri svuoti e l'ultimo inspiro, tendi ed espirando ginocchio e mano a terra. Di qui piano piano appoggi le mani, appoggi la punta dei piedi, inspiri, stacchi le ginocchia, entri Adho Mukha Svanasana. Le mani sono attive, i piedi ben radicati a terra, le spalle spingono verso il basso, il centro dell'ascella ruota verso l'interno, cerca di guardare il mento. E poi piano piano camminando, i piedi si avvicinano alle mani, ti porti sulla testa del tappetino. Di qui le ginocchia rimangono piegate, la pancia si preme contro le cosce, le braccia scivolano verso il basso. Inspirando tendi tutto il corpo, raddrizzi completamente le ginocchia, porti le mani sulle tibie, sulle ginocchia, allunghi al massimo la colonna, nuca lunga, sacro verso l'alto ed espirando sciogli di nuovo la posizione, ginocchia morbide, spalle che si rovesciano a terra. Inspiri ancora, tensione completa, allungamento verso l'alto del bacino, verso l'avanti della nuca.
Ancora una volta, inspirando tendi, retrazione dell'addome, espirando svuoti, scivoli ancora a terra. E di qui col prossimo inspiro distendi le ginocchia, apri le braccia a 90 gradi. Cerchi di allineare le mani sul piano scapolare, quindi sbircia per vedere che la tua mano si proietti al centro della spalla. Le gambe sono tese, i quadricipiti attivi, il peso del corpo è equidistribuito sull'avampiede e retropiede. Posizione a 90 gradi a livello dell'anca, sacro che spinge verso l'alto, rachide che cerca il massimo allungamento e la massima apertura. Mantieni stabile la posizione delle braccia, lo sguardo a terra, il respiro che fluisce. Che questa posizione tieni 9-10 respiri, quindi contiamo la tenuta in respiri. Un ultimo inspiro, tendi al massimo, espirando ritorni giù morbida, pieghi le ginocchia, rilassi le spalle e poi piano piano con la spinta dei piedi dal basso verso l'alto ti spingi e ritrovi la posizione verticale, snoccioli una vertebra alla volta, raggiunta la posizione ammorbidisci il corpo. Adagia bene la pianta dei piedi a terra, senti bene il radicamento della pianta, le caviglie, le ginocchia, i glutei attivi, il bacino spinto in avanti, l'apertura del petto, le spalle, mani in posizione di ricezione, massimo radicamento in Tadasana. Mantieni la posizione, qualche respiro per centrare il tuo corpo in questa posizione. Se vuoi chiudi gli occhi, poi riapri gli occhi. Da questa posizione, massimo inspiro, salgono le braccia, ti allunghi verso l'alto, espirando scende il namaste, si porta dietro il corpo, pieghi le ginocchia, ti svuoti a terra, uttanasana qua. Inspiri, distendi le ginocchia, il corpo come prima, se vuoi le mani premono contro le ginocchia, espirando ritorni verso il basso e poi così con un profondo inspiro rimangono flesse le ginocchia, salgono le braccia, sale il tronco, ti posizioni in Utkatasana, la posizione potente, i piedi sono leggermente distanziati, le ginocchia flesse, il bacino in una posizione neutra, le braccia sono frecciate al massimo verso l'alto. Apri bene il petto, libera la nuca, se ti senti tensione a livello del collo puoi aprire le braccia a cactus o ridurre l'estensione delle braccia. Rimani in posizione, qualche respiro, respira profondamente per alleggerire la fatica alle gambe ed espirando di nuovo ritorni verso il basso Uttanasana qua. Sciogli il corpo. Premi bene a terra la mano sinistra davanti al piede sinistro e inspirando sale verso l'alto, il braccio destro si distende, il ginocchio destro. Quindi il lato sinistro è flesso, cerchi il massimo appoggio, lato destro esteso, trovi il massimo allungamento dei femorali, quindi la parte posteriore della coscia, il polpaccio, massimo allungamento del braccio verso l'alto. Crei quindi uno stiramento sulla parte latero posteriore, in questo caso del lato destro del tuo corpo. Il respiro crea quindi lo spazio, il massimo allungamento. Ad ogni inspiro senti la spinta in allungamento, ad ogni espiro consolidi la posizione. 5-6 respiri e poi espirando scivoli a terra, scambi subito, inspiri, sale ora, braccio sinistro si distende, ginocchio sinistro, massima apertura, massimo slancio, rimani con le braccia allineate, la gamba destra, la gamba sinistra completamente distesa, spingi bene indietro e di lato il fianco sinistro. Il tuo petto si apre come per illuminare il lato sinistro, qualche respiro ancora, un inspiro cresci e poi espirando ritorni piano piano verso il basso, porti in appoggio entrambe le mani
e di cui come prima, con una spinta di piedi dal basso verso l'alto, ti srotoli e ritorni in posizione verticale. Solidi i piedi, solide le gambe, massima apertura e poi di nuovo inspiri, allunghi in alto, espiri, scendi verso il basso. Inspiri, distendi, Ardha Uttanasana. Espiri, sciogli di nuovo Uttanasana. Di qui appoggi bene le mani, passo lungo indietro gamba destra, indietro gamba sinistra. Rientri, Adho Mukha Svanasana. Articoli bene a terra i talloni, il bacino spinge verso l'alto, le braccia sono attive, lo sguardo a terra, l'ombelico attivo, il pube vuole avvicinarsi allo sterno. Rimani e poi con un inspiro spingi in avanti tutto il corpo, ti porti nella posizione del plank. Quindi il corpo diventa parallelo al pavimento, appoggi le ginocchia, scendi a terra con controllo. I gomiti rimangono stretti. Ripetiamo. Inspiri, vieni avanti, plank, stabile. Espiri, giù a terra le ginocchia e poi con controllo giù a terra il tronco. Gomiti stretti, mani sotto le spalle. Da questa posizione, gomiti ancora stretti, gambe strette, ben tese tra di loro. Inspiri, spingi in alto in apertura il tronco, magari rimani con i gomiti leggermente flessi, e espirando ritorni verso il basso. Inspirando stacchi la parte alta del tronco, l'importante è preattivare i muscoli dietro la schiena, i paravertebrali e poi l'aiuto anche delle braccia. Ma è una posizione Bhujangasana che ti esercita la parte muscolare profonda della schiena. Senza forzare, dosa bene il movimento di estensione della schiena, ricordati sempre di attivare bene la parte glutea, le gambe, e di controllare il movimento senza esagerare. Nelle prime parti, nelle prime lezioni, prova sempre a dosare bene il movimento, a sentire come quando il tuo corpo ti concede certi movimenti e certi livelli di intensità. E poi di nuovo ritorni in Adho Mukha. Da questa posizione di nuovo riproviamo il plank, poi in appoggio sulle ginocchia con dei movimenti sempre consapevoli, controllati. Estensione gamba destra. Inspiri, massimo allungamento, espirando scivoli la gamba destra sotto, sfiori il tappettino, porti il ginocchio al mento. Inspiri, stendo esterno, espiri, svuoto, arrotondi la schiena. Ancora un inspiro, massima distensione, espiri, sotto, arrotondi. È un lavoro a livello di addome, di stabilità, quindi del tronco, e di mobilità della colonna vertebrale. Di nuovo 5-6 movimenti consapevoli, guidati dal respiro che rimane profondo. E di nuovo dall'altro lato, distensione gamba sinistra, inspiri, tendi, espirando scivoli sotto, arrotondi, ginocchio al mento. Inspiri, distendi, espiri, svuoti, controlli sotto. Ancora un inspiro, distendo, scapole attive, addome attivo, espirando svuoti. Ancora un qualche movimento, ricorda di isolare il movimento a livello delle anche, a livello del bacino. E poi progressivamente ritorni a terra. Creiamo un po' di mobilità lombo-sacrale. Pieghi, apri le braccia per stabilizzarti. Anche non proprio 90 gradi, un
pochino più chiuse. Pieghi il ginocchio sinistro, sollevi il bacino e cerchi di portare in appoggio il piede sinistro oltre la gamba destra. Senza forzare, è una posizione proprio di allungamento, senti il lavoro a livello della zona lombosacrale. Lo ripeti piano piano, puoi provarlo 2-3 volte oppure raggiungere la posizione in una volta e mantenerla. Se riesci, appoggi a terra la pianta del piede, altrimenti rimani con la gamba in sospensione. Lo riappoggi e poi lo riproverai anche dall'altro lato, che qui nel video l'abbiamo omesso. Ritorni poi in posizione prona, punti i piedi, punti le ginocchia, attivi l'addome, spingi sulle braccia, ti porti in quadrupedica, punti i piedi, rientri in Adho Mukha. Di qui cammini in avanti con i piedi per raggiungere le mani, ginocchia flesse, massima distensione e poi piano piano ti riporti in posizione verticale. Da questa posizione, lungo passo indietro, gamba sinistra, ginocchio destro che rimane flesso. Riproviamo. Lungo passo indietro, gamba sinistra, ginocchio destro che rimane flesso. Lo porti ai 90 gradi. Il piede sinistro è in punta, si stacca il tallone. Gamba sinistra attiva, quindi ginocchio attivo. Inspiri, salgono le braccia, massimo allungamento. Virabhadrasana 1. Resta, crea lo spazio tra le costole, cerchi di allontanare le costole dal bacino, aprire il petto, allungare le scapole verso l'alto. Cerchi di orientare l'ombelico verso il lato corto del tappettino, quindi verso il centro del ginocchio destro. Qualche movimento, inspiri, allunghi verso l'alto, espirando cerchi di piegare un pochettino di più il ginocchio destro in modo da aumentare lo stretch a livello della faccia anteriore e coscia sinistra. Espirando, porti le braccia in basso e indietro mentre il tronco si muove parallelo al pavimento. La nuca rimane frecciata, lo sguardo rimane a terra, il rachide cerca di assumere una posizione il più possibile allungata, neutra, più possibile parallelo al pavimento. Rimani con le braccia frecciate indietro e poi inspiri, sali ed espirando muovi con il tronco orientato verso il lato lungo del tappettino, distendi le gambe, inspiri, tendi le braccia che sono parallele al pavimento ed espirando piano piano muovi prima verso il lato destro e poi ti porti in appoggio con la mano destra sulla gamba, sul ginocchio, sulla caviglia o sul tappettino per entrare in Trikonasana, la posizione del triangolo. Anche qui dosa il movimento, il piede sinistro è ruotato 90 gradi, spinge attivamente, il petto è aperto, la spalla che sta superiore cerca di ruotare verso il dietro, il costato del lato sinistro si apre, lo sguardo segue la mano sinistra, resti in posizione mentre cerchi di ampliare il respiro nell'emibacino e nel fianco sinistro. Qualche respiro e poi di nuovo muovi in un unico movimento in Virabhadrasana. Quindi torna flesso il ginocchio destro, il tronco orientato, lato corto del tappettino, braccia verso l'alto ed espirando braccia verso il basso. Inspiri, ritorni. Unico movimento, piedi uniti alla testa e al tappettino. Ripetiamo dall'altro lato. Ora passo lungo indietro, gamba destra. Ginocchio sinistro che si flette. P-
piede destro che si può staccare, quindi il tallone si stacca, rimane in appoggio sull'avampiede. Inspiri, massimo allungamento verso l'alto. Orienti bene l'ombelico al centro del lato corto del tappetino. Il petto è fiero, aperto, sei slanciata verso l'alto ma al contempo radicata con i piedi verso il basso. Prova a lavorare con la flessione del ginocchio sinistro in modo da sentire l'allungamento del bacino verso il basso, lo stretch a livello dell'inguine destro, della coscia destra. Espirando invece le braccia muovono in basso, dietro, il petto rimane aperto, l'addome attivo e il tronco si flette sopra la coscia sinistra. Il petto rimane allungato, cerchi di portarti il più possibile parallela al pavimento. Braccia frecciate che ci aiutano a tenere le spalle in rotazione esterna, in apertura. Nuca lunga, gambe solide, competenti. E poi muovi in inspiri o sali, massimo allungamento. Espirando ruoti, distendi entrambe le gambe, ti prepari Trikonasana. Il piede destro è ruotato di 90 gradi, piede sinistro in allungamento, inspiri qui, espirando ora muovi verso il lato sinistro. Le gambe rimangono tese, le braccia frecciate, trovi l'appoggio della mano sinistra sulla caviglia, sul ginocchio, l'importante è trovare un appoggio per non forzare a livello lombare. Le braccia trovano un'unica linea dal cielo verso la terra e viceversa. Chiudi bene tra di loro le scapole, apri il petto verso l'alto, lo sguardo segue la mano destra. Il tronco è allineato come se tu dovessi appoggiarti su un muro, su una superficie piana, quindi non consenti rotazioni al tronco e al bacino. Cerca di spingere verso l'avanti il bacino sinistro, verso il dietro il bacino destro. Qualche respiro e poi muovi in un unico movimento, in inspiri o di nuovo Virabhadrasana, uno guerriero uno. Di qui tensione massima delle braccia verso l'alto ed espirando giù, morbidi le braccia, inspiri, torni, unico movimento, piedi uniti. Inspiri, salgono le braccia, espiri, scendi di nuovo verso terra, namaste, ginocchia flesse, inspiri, distendi, Ardha Uttanasana. Espiri, svuoti a terra, ginocchia flesse, inspiri, sali dal dietro verso l'alto, fermi le ginocchia, di nuovo trovi la posizione della sedia, Utkatasana, potenza, espirando giù. Ripeto, inspiri o salgo, espiri, svuoti bene a terra, si flette tutto il corpo, inspiri, sali, massimo allungamento, espiri, svuoti. Ancora una volta, inspiri, allungo verso l'alto, espiri, svuoti verso il basso, inspiri, sali, posizione della sedia, espiri, svuoti. Ultimo inspiro dall'alto, l'espiro ti svuota verso il basso, ginocchia flesse, posizione morbida, inspiri, distendi, allunghi la schiena, le gambe, un'ultima volta e poi espirando ti porti accovacciata e poi con l'aiuto delle mani seduta sul tappettino. Le gambe sono distese a terra, i piedi attivi, sposti un po' la carne dei glutei da sotto il bacino per sentire il massimo radicamento degli ischi a terra, gambe strette tra di loro, addome attivo, coste che si allontanano dal bacino, massima verticalità del tronco, inspiri allunghi, espirando scivoli verso l'avanti, accarezzi i piedi, ritorni morbida. Inspiri, sali, espiri, svuoti leggermente in avanti,
Ancora un inspiro, massimo allungamento. Espiri, allungamento in avanti. Creiamo spazio tra le vertebre, la zona lombosacrale e l'allungamento della catena cinetica posteriore. Pieghiamo poi le ginocchia, ci portiamo in bilanciamento sul sacro. Se hai bisogno, utilizza un sostegno sul bacino, quindi un cuscino accogliente. Cerchi di creare un equilibrio sul sacro, portare quindi le gambe in distensione e le tibie parallele al pavimento. Prova ad avvicinare il più possibile le cosce al petto, in modo tale da chiudere l'angolo all'anca. Le braccia si frecciano parallele al pavimento e poi, dopo 5-6 respiri, incroci le gambe. Puoi rovesciarti in Sukhasana, ma se hai dolore alle anche o dolore alle ginocchia, puoi restare semplicemente in Sukhasana col massimo allineamento della colonna. È una posizione di transizione per bilanciare la forte estensione praticata in Ardha Navasana, la posizione precedente. E poi di nuovo ruoti sul bacino, trovi il tuo bilanciamento. Le ginocchia rimangono ancora flesse, le punte dei piedi attive. Cerchi di avvicinare di nuovo il più possibile le cosce al petto. La nuca è lunga, il collo è libero, il respiro libero di fluire. Il lavoro è a livello dell'addome, del cuore, profondo, dietro l'ombelico. Rimani in posizione proprio per stimolare in maniera dosata il cuore e i muscoli profondi stabilizzatori dell'arachide. Svuoti un momento in Sukhasana e poi dalla posizione seduta con controllo scendi con la schiena sul tappetino. Piano piano trovi la posizione sdraiata a terra. Rilassi un momento la tua schiena. Se hai bisogno utilizza un piccolo sostegno sotto al capo, quindi un cuscinetto. Fletti le anche, raccogli le ginocchia al petto. Abbracci le ginocchia, riempi la zona lombare, mettici anche il respiro profondo nel basso ventre in modo da rilassare tutta la schiena. Qualche respiro ancora e poi lasci le mani appoggiate a terra sul tappetino. Inspirando distendi completamente le gambe verso il soffitto, i talloni spingono verso il cielo, i piedi sono a martello. La nuca è libera, il lavoro di nuovo qui si svolge a livello dell'addome. Se vuoi aumentare un po' di intensità, crei delle piccole sforbiciate tra i piedi, mantenendo le ginocchia sempre tese, l'addome ben compatto, la colonna lombare che preme a terra in maniera attiva e consapevole. Rilassa le spalle. Non esagerare con la tensione a livello della parte alta del tronco. Mantieni la posizione, crei appunto dinamismo con dei movimenti degli arti inferiori. Anche qui 20-30 movimenti, poi rilassi di nuovo, abbracci le ginocchia, oscilli leggermente. Infine rilasci gli arti inferiori. Porti le mani a terra, le piante dei piedi ben stabili a terra e con un profondo inspiro stacchi il bacino. Lo porti ben sospinto verso l'alto in Setu Bandhasana. La parte alta della tua schiena rimane adesa al tappetino. Man mano che il bacino va verso l'alto, senti che il tuo mento si porta sempre di più a contatto con il petto. Lascia libero il respiro diaframmatico, lo sguardo sbircia l'ombelico in modo che puoi anche vedere, oltre che sentire, il movimento del diaframma. Un profondo respiro, riempi e svuoti mentre la parte posteriore della coscia, i glutei, sospingono il tuo corpo verso l'alto, il bacino verso l'alto. Di nuovo anche qui l'invito a lasciar libero senza sforzo il collo, in un respiro che fluisce. Rimani e poi con l'ultimo espiro riporti una vertebra dopo l'altra, tutta la schiena a terra.
di nuovo le gambe che si portano sopra la pancia, accavalli ora la gamba destra sopra la sinistra, apri le braccia poco meno di 90 gradi e lasci cadere le gambe verso il lato destro in modo tale che la gamba destra crei una leggera sovrappressione alla gamba sinistra e questa posizione possa portare in allungamento l'emibacino sinistro, il fianco sinistro, la zona lombosacrale, cercare quindi di aprire il forame di tutte le vertebre, aprire le articolazioni, anche costo-vertebrali. Ti lascio appunto queste immagini proprio per provare ad evocare anche queste micro mobilizzazioni a livello delle articolazioni vertebrali. Scambi quindi a cavalli la gamba sinistra, porti sopra la destra e lasci cadere le gambe al lato sinistro. Di nuovo qui l'invito a mettere il respiro nella parte bassa del ventre, ma anche nelle coste, a livello del torace, come tu volessi espandere un palloncino per andare a creare spazio e mobilità. Lasci cadere a terra le spalle, è una posizione passiva se non appunto per l'azione del respiro. E infine distendi completamente le gambe, le lasci aperte quanto è la larghezza del tappetino, le braccia sono aperte, i palmi delle mani rivolti verso l'alto, entri nella posizione terminale di Shavasana, una posizione che ti consiglio di svolgere almeno per 5 minuti in modo tale da lasciare il tempo al corpo di integrare la pratica. Una posizione di completo rilassamento in cui concedi il tuo corpo una posizione passiva, i muscoli sono spenti, la volontà è spenta, l'intenzione è spenta, ti rilassi completamente, lasci che il respiro fluisca in maniera spontanea. Puoi giacere in questa posizione tutto il tempo di cui hai bisogno. E infine, quando vorrai, sarai pronta, pieghi le ginocchia, ruoterai su un fianco e poi con l'aiuto delle mani ti riporterai in posizione seduta per terminare la pratica.